Ciao ragazzi da Vittorio, buon lunedì, anche se questo video non farà molti tifosi contenti. Il contratto di Iglitalia, lo sappiamo tutti, scade nel giugno del 2023, quindi fra un anno. Dopo il deludente calciomercato invernale, si diceva che il rapporto fra Claudio Lotito e Iglitalia fosse ai minimi termini. Si parlava di eventuali sostituti, addirittura sembrava che qualcuno parlasse di un litigio Sarri-Tare e che Sarri avesse imposto come ultimatum quello di cacciare Tare o altrimenti sarebbe andato via lui. Purtroppo, per quelli che non amano Tare, o per fortuna per quelli che lo ritengono uno dei migliori direttori sportivi in circolazione, il Tempo sostiene che a breve ci sarà il rinnovo di Iglitalia. Quindi non solo Tare non andrà via, non verrà cacciato, ma firmerà un rinnovo. Addirittura l'albanese, secondo il giornale romano, firmerà un rinnovo addirittura fino al 2025. Quindi parliamo di 4 anni di rinnovo se scatterà adesso. Nei giorni scorsi si parlava di un assalto dell'Eintracht Frankfurt per Iglitalia. Una notizia che mi sembrava assolutamente infondata. Perché assolutamente infondata? Perché, come sappiamo, il club tedesco ha cambiato solamente l'anno scorso il direttore sportivo e quindi è difficile che dopo un anno lo cambi di nuovo. E poi ce lo ricordiamo tutti, no? La Lazio e l'Eintracht Frankfurt hanno avuto una grossa discussione l'estate scorsa, no? Tare disse che l'Eintracht avevano cambiato i piani, gli accordi in corso. L'Eintracht disse che Tare aveva sbagliato a inviare l'email. Insomma, sicuramente l'Eintracht non ha un ottimo rapporto con Tare, per cui io ritengo che se devono cambiare il direttore sportivo, Tare sarebbe l'ultimo che chiamerebbero. Per cui era una notizia, secondo me, assolutamente infondata. Però sappiamo che Tare è molto considerato all'estero, soprattutto in Germania, visto che, forse non lo sapete, Iglitalia parla qualcosa come 7 lingue ed è stato spesso ospite di Sky Sport Germania per parlare di calcio. Però l'offerta dell'Eintracht non c'è mai stata. Purtroppo, come spesso accade per la Lazio, l'ennesima voce inventata. Piccola pausa per ricordarti di mettere mi piace a questo video e se non l'hai fatto di iscriverti al canale. Altra cosa, vi ricordo la diretta di oggi lunedì alle 18. Come ogni lunedì, una diretta di un'ora dalle 18 alle 19 sul mio canale YouTube e sul mio canale Twitch. Iscrivetevi anche al canale Twitch. Torniamo a parlare di Tare. Quello che invece sappiamo è che Maurizio Sarri non ha mai apertamente criticato il direttore sportivo, né si sia mai lamentato del suo operato. Chi diceva che Sarri aveva chiesto la testa di Tare aveva probabilmente sbagliato. Sicuramente il calciomercato invernale non è stato fantastico, anzi, vorrei dire fallimentare, visto che gli unici due acquisti stanno giocando pochissimo, anzi Kamenovic non ha ancora giocato un minuto. Però dobbiamo essere onesti, sappiamo che Claudio Lotito stima molto Iglitalia e lo ritiene uno dei suoi più grandi successi, no? È stato Lotito a trasformarlo da calciatore a direttore sportivo. Per questo è difficile che lo lasci andare così facilmente. Tare quindi è destinato a restare a lungo alla Lazio con Claudio Lotito presidente e, come riporta il Tempo, il rinnovo è vicinissimo. Sapete benissimo il mio pensiero su Iglitalia. Negli ultimi 4 anni il calciomercato estivo della Lazio è stato fallimentare, non ci giriamo intorno. Prima aveva fatto molto bene, negli ultimi 4 anni le cose sono andate malissimo. Mi auguravo un cambio soprattutto per questo, perché il trend negativo di Tare è abbastanza evidente. Anche perché poi ci sono un paio di direttori sportivi disponibili quest'estate, no? C'è Sartori dell'Atalanta, che è un nome secondo me molto interessante, tant'è che sembra essere entrato in orbita Juventus. Invece, quasi sicuramente, anche il prossimo calciomercato, che è uno dei più importanti della storia recente della Lazio, sarà gestito dal duo Lotito-Tare, il che mi preoccupa tanto. Bisogna però dire una cosa: l'ultimo mercato estivo, quello con l'arrivo di Sarri, è stato uno dei migliori dell'ultimo 4 anni, anzi sicuramente il migliore, probabilmente anche perché Sarri ha un po' indirizzato Iglitalia nella direzione giusta. Però non basta, abbiamo visto che questa squadra ha tanti limiti e buchi nella rosa che vanno riempiti quest'estate. Quest'estate bisogna fare un calciomercato importante, uno dei più difficili delle ultime stagioni, e insomma vederlo fatto da Iglitalia un po' mi preoccupa. Io mi auguro che Tare torni quello di qualche anno fa, però onestamente i dubbi restano. Non restano i dubbi a Claudio Lotito, perché sembra pronto a rinnovare il contratto a Iglitalia, una scelta che credo lascerà perplessi molti tifosi, però così è come stanno andando le cose. Che dire, speriamo che Tare trovi di nuovo la luce, trovi finalmente di nuovo la bussola e faccia un calciomercato importante, perché ripeto, questo è uno dei calciomercati più importanti della storia della Lazio recente, perché bisogna fare una piccola rivoluzione. Una rivoluzione gestita da Tare Lotito. La speranza è che Sarri abbia più potere in questo calciomercato estivo e possa aiutare Tare di più di quanto hanno fatto gli altri allenatori, in particolare Simone Inzaghi, nelle altre sessioni di calciomercato. È una notizia che un po' preoccupa, però ve la volevo riportare.